Uè, bella ragazzi, qua è Tusani e per FIFA Heat oggi iniziamo la modalità allenatore, modalità che sicuramente verrà amata e seguita da moltissimi fan di FIFA anche quest'anno. E non è più come l'anno scorso che c'erano tre modalità, quella giocatore, giocatore allenatore, allenatore, ma ci sono solo giocatore o allenatore e quindi facciamo allenatore. Per la scelta della squadra pensavo di comunque prendere una squadra italiana in modo da conoscere bene il campionato e le squadre che dovremo andare a sfidare. Però nello stesso tempo era difficile scegliere la squadra perché se scelgo una squadra come il Cagliari o il Chievo avevo pochissimi fondi, però a scegliere le squadre più forti comunque, cioè, finiva per creare antipatie, quindi penso che l'Udinese sia la scelta migliore. In modo che possiamo anche fare un'ottima ricerca di giovani talenti e questo renderà ancora più stimolante la nostra carriera da allenatori. Lo stadio dovrebbe essere lo stadio del Friuli, quindi, però non so se si chiama proprio stadio del Friuli o Friuli, però in ogni caso dovrebbe essere giusto così. Cioè, non avremo tanti fondi, dovremo gestire più che altro moltissimo a livello di prestiti, a livello di magari giovani un po' più deboli che però possono crescere col tempo. E lo stadio comunque, come vedete, è simile anche a quello nella realtà per chi lo conosce. Per la Champions qua risorteggio e vengo pescato nel girone C con Porto, City e Feyenoord, che è un gruppo parecchio difficile. Però beh, non penso che la dirigenza pretenda grandi risultati in Champions, anche se noi faremo del nostro meglio. Scarichiamo gli ultimi aggiornamenti in modo da avere la rosa aggiornata con tutti i nuovi acquisti e tutto. E per quanto riguarda l'allenatore, ho pensato di chiamarlo come nella realtà Francesco Guidolin, sia perché mi sembra un ottimo allenatore, anche diciamo umile. Non di quelli pazzi, anche se fanno magari più scalpore. E niente, boh, anche se poi già non si capisce bene in che senso ti chiedono poi la divisa, il colore, la carnagione, eccetera, perché tranne a bordo campo per pochi secondi quando la palla esce, per il resto non si vede niente. Però vabbè, noi mettiamo tuta, che diciamo abbastanza conosciuto Guidolin per non essere proprio un maestro dell'eleganza, come potrebbe essere, per dire, non lo so, chi, Mazzarri per esempio, che è sempre in camicia. E niente, Chiara, magro, direi che è giusto il profilo che gli vogliamo dare. E cerchiamo adesso di fare una formazione più adatta alle nostre esigenze. Comunque la formazione 3-5-2 con le ali larghe e diciamo due centrocampisti più difensivi e uno più offensivo è la formazione evidentemente più comoda e anche quella poi utilizzata nella realtà da Guidolin. Dobbiamo vedere più che altro gli interpreti, come cambiarli e sicuramente poi dopo vedere in quale punto rafforzarci sul mercato. Poi vediamo un po' di giocatori sotto il 75 che però dovrebbero essere tutti giovani e invece comunque i titolari sono tutti sopra il 75, senza contare poi Di Natale che è un 85 che sarà la nostra, diciamo, cioè sarà il nostro punto di riferimento in attacco, anche se Muriel sicuramente non sfigurerà, speriamo. E niente, Di Natale gli diamo tutto, gli diamo gli angoli da battere, i rigori, le punizioni, perché alla fine sarà lui il nostro top player. E andiamo a vedere i giocatori da vendere o da dare in prestito. Vediamo che ci sono alcuni giocatori nostri che abbiamo già prestato, come Torje o Floro Flores. Questo Raneghi qua, anche se ha fatto gol contro il Milan, per chi segue diciamo tanto il calcio reale. L'ho scartato perché non mi sembrava comunque né forte né giovane. E così come anche Marsura, nonostante abbia 18 anni, è un 60 e difficilmente lo potrò utilizzare, quindi più che darlo in prestito ho preferito proprio venderlo. Faraone invece è un'ottima promessa, quindi mettiamolo in prestito e vedremo poi
come ci ritornerà, che magari tornerà tra un anno molto forte. Anche Zielinski, 18 anni, qua in questo caso andiamo in prestito perché comunque di COC non abbiamo tante alternative. Piscopo addirittura è un 58, quindi sul mercato di bestia. Più che altro Pinzi, quando ho letto che era un trascinatore, ho aspettato un attimo a metterlo in vendita perché magari ci può essere utile come uomo bandiera, mentre invece Aguimeyang Badu ha 21 anni ed è comunque già un 72, quindi meglio darlo in prestito. Gabriel Silva, boh, cioè abbiamo già Armero e Pasquale, quindi tanto vale venderlo, così come un paio di difensori tipo Angella, ecco, o anche Coda, diciamo che sono tutti difensori che poi dopo potremo sostituire con gente molto più forte. Che portiere lo diamo in prestito, ci fidiamo di Berkic e di Padelli. E qua, boh, come età siamo già messi bene se vogliamo fare la nostra modalità allenatore improntata sui giovani. Però sicuramente se riusciamo a trovare qualche 17enne, 18enne sul mercato, sicuramente all'inizio si vedrà la differenza con i già affermati Benatia, Danilo, eccetera. Però poi dopo, crescendo, farà la sua ottima figura, visto che andremo già a cercarli giovani ma anche con le statistiche favorevoli, cioè comunque che siano decentemente veloci e che abbiano già le scivolate, i contrasti e i colpi di testa con degli ottimi margini di miglioramento. Qua simuliamo per leggere comunque tutti gli obiettivi, ecco, obiettivo qualificarsi per l'Europa League, che mi sembra giusto, Coppa Nazionale. Qua boh, il presidente, qua tutte le partite spostate, che è realistico contando come è organizzata male la Serie A. E invece per la Champions raggiungere comunque l'eliminazione diretta, cioè superare almeno i gironi. Con questo direi che è tutto, quindi continuate a seguirci che a breve uscirà il secondo episodio e bella a tutti, ciao ciao.